Allora invito a prendere posto i nostri ospiti e do il benvenuto ai coraggiosi che hanno sfidato l'inverno torinese per il nostro incontro di retroscena. Riprende il ciclo di incontri legati agli spettacoli del nostro cartellone e oggi ne abbiamo uno cospicuo, importantissimo, che ha debuttato ieri sera al Teatro Carignano, Natale in Casa Cuppiello, con la regia di Antonio Latella, produzione Teatro di Roma, una edizione, diciamo così, non convenzionale. E siamo qui apposta per parlarne, come di consueto, con i docenti dell'Università di Torino che ci affiancano in questa organizzazione e quindi darei la parola per condurre l'incontro alla professoressa Federica Mazzocchi e ad Armando Petrini, che questa volta in qualche modo rafforzano la conduzione in due, dato l'impegno anche della discussione su questa materia. Un testo fondamentale, una regia che insomma ha fatto discutere, abbiamo visto ieri, questo ha funzione di analisi e riflessione su quello che abbiamo visto, ma anche di annuncio e incoraggiamento ad andarlo a vedere per le prossime recite al Teatro Carignano, questa e la prossima settimana. La parola a Federica Mazzocchi. Grazie mille Pietro per la tua introduzione. Benvenuti a tutti, riconosco un po' di studenti d'AMS pubblico, quindi ci fa molto piacere. Un grazie infinito alla compagnia che è qui a parlare oggi con noi di questo spettacolo molto importante e, come tutti gli spettacoli importanti e complessi, anche diciamo divisivo, perché ha avuto un'accoglienza non uniforme, nel senso che è piaciuto molto, non è piaciuto affatto, quindi le reazioni sono state diverse, ma come tutti gli oggetti culturali vitali è inevitabile appunto che abbiano, che producano delle reazioni molto diverse. Mi sembra che questo spettacolo di Antonio Latella, questa regia, confermi quello che è una sua linea molto chiara, che a me affascina moltissimo, che è quello cioè di non soltanto lavorare sui testi, sui grandi testi, come è il Natale in Casa Cuppiello, ma anche di raccontarci, di consegnarci la storia culturale di questi testi, l'immaginario che ormai hanno incorporato, tutto un sistema di miti, di tradizioni, di eredità, come dice Latella, rispetto a questi oggetti che sono appunto non semplicemente dei testi drammaturgici, ma anche proprio delle storie sceniche, recitative, molto ampie. Quindi Latella si misura con questa doppia realtà, la realtà dell'opera, della scrittura, e la realtà poi degli immaginari che si porta dietro. Ecco, non a caso abbiamo dei frammenti, dei momenti della voce di Eduardo nello spettacolo, la ripetizione, poi magari ci racconterete anche la funzione di questa scelta di Latella di inserire a cadenza regolare una battuta celebre del Natale in Casa Cuppiello come memoria, come ricordo di questo monumento ormai, che è lo stessa presenza, la persona di Eduardo, il corpo di Eduardo stesso. È uno spettacolo, io riduco al minimo la mia presentazione perché mi interessa moltissimo ascoltare la compagnia e siamo tanti, ma ce la facciamo a sentire tutti. Volevo partire da Luca Cuppiello, quindi da Francesco Manetti, che si incarica di questa relazione estremamente, credo, anche di grossa responsabilità con la memoria eduardiana. E benvenuta Monica Pisetto, Concetta, l'altro pilastro della vicenda, della famiglia Cuppiello.
E dicevo, ecco, l'obiettivo di Latella, da quello che ha dichiarato, da quello che si è potuto leggere, è quello di aprire molto, di dare un'ampiezza universale ai conflitti descritti all'interno del testo, mettendo addirittura in rapporto Edoardo con Chekhov, no? Dice il nostro Chekhov, quindi proprio per rompere il salotto, la casa borghese, e farlo diventare un grande teatro mentale, un grande palcoscenico del mondo. Ecco, volevo partire da Francesco, che fa un lavoro sul corpo straordinario, sempre attivo, sempre in movimento. In particolare il terzo atto è strepitoso, secondo me, molto giustamente, del resto, molto diverso dalla corporeità eduardiana, per forza, ma e tuttavia, ma insomma, prima di proseguire con le domande, volevo appunto chiederti quali sono stati i criteri, le tracce, gli spunti che hai ritenuto insieme alla Tella decisivi per la costruzione proprio anche della corporeità così particolare di questo Luca Coppiello. Sì, dunque, buonasera innanzitutto. Per quanto riguarda il mio personaggio, sì, siamo partiti, questo anche fisicamente, dall'ossessione, l'ossessione del presepio, che è l'ossessione di costruire un mondo, ideale, a propria misura, dove tutti i pastori, come dicono a Napoli, vanno al loro posto, dove si può tentare esperimenti anche per modernizzarlo, ma è un mondo ideale, e questa è la grande ossessione di Luca Coppiello, in cui si rifugia per non vedere la realtà poi della propria famiglia, di miseria e di conflitti, come in tutte le famiglie. E questa ossessione, naturalmente, come hai detto all'inizio, è avvicinabile a Edoardo, poi a Edoardo autore, cioè l'ossessione che Edoardo ha avuto in tutta la sua vita teatrale, e che sembra molto spesso in tutto questo testo parlare anche della propria vita di teatrante, di appunto di un uomo che ha vissuto il teatro in maniera anche dolorosa, no? Come Lino, com'è che diceva? Sofferenza e gelo. Il teatro è sofferenza e gelo, e anche poi prima di morire, in alcune interviste Edoardo diceva che lui ha sacrificato la sua vita familiare, la sua vita personale per il teatro, ha tralasciato i figli e gli affetti per dedicarsi al teatro. E in questa idea, appunto, poi che di quasi tutte le regie di Antonio, che non studia solamente il testo, lui dice: io non faccio le regie, io studio le regie, cioè tutto il mondo in cui quella regia, in quel testo si colloca, un mondo, un contesto temporale, un contesto geografico e soprattutto uno specifico personale di un punto della storia di un autore, in che momento ha vissuto quella cosa, perché questo testo è stato scritto in 3 tranche diverse, in 10 anni più o meno. Tutte queste domande hanno poi trovato una risposta in una messa in scena. E per quanto mi riguarda, tornando alla domanda, appunto partendo poi dall'ossessione che è anche rappresentata dalla scimmia del dottore, che è un po' la malattia, l'avere la scimmia sulla spalla, no? Come si dice, di avere un'ossessione. Questa ossessione che poi si fa fisica, cioè di non riuscire a vederla realizzata, perché poi sembra che tutta la famiglia e tutto quello che lo circonda vada contro il suo ideale di mulino bianco, e per cui questa cosa diventa sempre più fisica fino a diventare malattia, l'ossessione che diventa malattia, e nel terzo atto la commedia si fa tragedia, si fa appunto dramma con la sua morte, insomma.
Sì, mi collegherei a quello che stavi dicendo. Chiederei a te e poi anche a chi degli altri vuole intervenire su questo. E quale rapporto con la recitazione di Edoardo? Cioè, nel tuo caso di Edoardo e nel caso vostro con la recitazione degli altri attori? Perché quello che diceva prima Federica e poi hai detto tu, cioè il fatto che la Tella lavori sulle regie, quindi lavori sull'eredità, sulla tradizione, ha un significato dal punto di vista della regia. Poi c'è anche un terreno molto interessante che è quello vostro, cioè perché voi vi siete misurati, no, non lo so se vi siete, sì, per forza vi siete, non potete aver fatto diversamente, immagino, che misurarvi con quello che avete visto, per forza, delle altre rappresentazioni, in particolare naturalmente quella di Edoardo. Quindi io chiederei a te quale rapporto con la recitazione di Edoardo, perché non deve essere stato naturalmente né facile né, credo, così, una cosa che si poteva in qualche modo aggirare il confronto. E però lo chiederei anche a chi di loro ha voglia di dirci qualcosa su questo. Ma per quanto mi riguarda, io credo che al netto naturalmente della grandezza di Edoardo attore, e naturalmente questo testo che è stato scritto appunto in 10 anni ha subito anche cambiamenti che io credo, ipotizzo, in relazione a quello che accadeva in scena, cioè all'Edoardo attore. Il testo, l'autore rispondeva anche all'attore, non solo l'attore all'autore, per cui ci sono battute, ci sono momenti che è difficile allontanarsi da Edoardo, perché sembrano proprio scritte su quella voce, su quella fisicità, su quel modo anche di intercalare le parole con altri suoni, eccetera. Per cui è difficile, certo. Però al netto della grandezza di Edoardo, almeno per quanto mi riguarda, io ho cercato di resistere alla tentazione, perché è stata una tentazione fortissima, di mettermi a guardare la registrazione Rai di Edoardo, perché l'intento di questa operazione, dichiarato subito dalla Tella al primo giorno a noi, era quello di lavorare sull'Edoardo autore, proprio per questo motivo, per il motivo della grandezza letteraria e di autorialità teatrale di questo autore che era Edoardo, il quale, a differenza di Chekhov, che non si recitava, aveva Stanislavski che lo metteva in scena, invece Edoardo si è rappresentato, e non solo si è rappresentato, ma si è anche fatto filmare, per cui abbiamo tutti gli anni a Natale abbiamo la sua grandiosa operazione sul suo testo, che però ha un rischio, secondo me, ha il rischio di cristallizzare per sempre un testo. Cioè, infatti, come ha detto all'inizio, questo testo, mi piace o non mi piace, mi piace o non mi piace è stata una cosa che abbiamo sentito pochissimo, all'inizio forse, ma dopo è diventato qualcosa di più grande, se questa operazione si può fare o non si può fare, che è diverso. Perché sembrava, per chi diceva non si può fare, un delitto di lesa maestà. Cioè c'è quel cristallo televisivo che è Edoardo, che interpreta Natale in casa Cupiello, con cui sì, si deve fare i conti, ma si deve anche, come tutte le eredità, andare avanti e non scimmiottare o tentare di riprodurre quella cosa là, che tra l'altro sarebbe una cosa persa, perché insomma Edoardo era Edoardo, ma sarebbe anche fuori tempo e fuori luogo, credo. Voglia di. Puoi dire l'ultima cosa che dicevi rispetto alla citazione? Cioè, me la ripeti, per favore. Cioè, mi chiedevo se avevate voglia di raccontarci che rapporto avete avuto con la recitazione della compagnia di Edoardo, di quello che avete visto, di quello. Perché appunto il lavoro che la Tella fa come regista è un lavoro, in qualche modo, una rappresentazione di secondo grado, non so, per dirla male, con un termine non bello, forse non giusto, però è uno studio sulla regia, no? E allora mi chiedo se voi, dal punto di vista degli attori, avete un modo di collocarvi simile, cioè se nella vostra
recitazione, c'è un rapporto con la tradizione? Per quanto mi riguarda, posso dire alcun rapporto con la tradizione eduardiana. Nessuno. Forse proprio perché siamo partiti da un discorso di affrontare Edoardo come un classico, è come se mi dovessi chiedere come veniva fatto Shakespeare o Chekhov o Molière, volevo dire. Quindi in realtà parte dalla realtà che viviamo e da una lingua che è quella napoletana, che ha dei suoni e che una sua insomma, visceralità, questo credo. Qualcuno vuole dire qualcosa? No, io penso che in generale qualsiasi attore si trovi a affrontare un testo di cui c'è una registrazione molto importante, o anche un film, perché a volte ci sono delle trasposizioni così, si trova in una grande difficoltà veramente proprio delle parole, soprattutto poi in testi come Natale in casa Copiello, ci sono proprio delle battute che uno l'ha sentito, così, in cui il lavoro fondamentale che devi fare è proprio estraniarti da quello, se no altrimenti si va verso l'imitazione e verso qualcosa di assolutamente, oserei dire, non professionale, perché qualsiasi parola, qualsiasi suono che esce da te deve essere vissuto, deve essere. E chiaramente quando si ha a che fare con delle registrazioni, perché un problema poi secondo me di Edoardo è proprio quello, che ci sono delle registrazioni, ci sta lui, ci sono Natale in casa Copiello, penso che io sono napoletano, mi ricordo che a Natale lo davano e la mia famiglia lo vedeva, cioè io mi sono visto Natale in casa Copiello 8800 volte e quindi certe cose, come dice, avevo. Io ho avuto la fortuna e faccio il dottore che diceva tre battute, mi ha costruito una cosa completamente diversa, quindi non ho avuto proprio difficoltà da questo punto di vista. Cioè, però immagino che il lavoro loro sia stato soprattutto proprio appunto i ruoli importanti, cioè quelli che proprio uno si ricorda, era proprio quello fondamentale di uscirne. Cioè proprio forse di non sentirlo proprio. Io credo la maggior parte di noi forse l'avrà rivisto una volta o non l'ha rivisto proprio. Perché è proprio fondamentale, se no non ne esci, cioè ne esci perdente perché sei un'imitazione. Poi c'è talmente una lotta anche con la drammaturgia scenica, è talmente forte poi la lotta che c'è con la drammaturgia scenica, che è un'altra cosa rispetto a quella scritta al testo, perché lavorare con Antonio, ripeto, è sempre un corpo a corpo con qualcosa, cioè non è una cosa che vai e fai liscia, è sempre, per cui c'è questo combattimento che avviene in scena, basta. Infatti non so, qualcuno di voi ha visto lo spettacolo ieri? Ah ok, quindi un po' ci sono. La voce di Edoardo che tu citavi, registrata, è la battuta in cui lui dice «E mo mietta da fuo presep nata vota». Cominciamo da capo tutto. Non è un caso, ovviamente, no? Cioè, perché ripetere? Perché mettersi da capo a fare le cose che sono state già fatte? Questo è un po'... No? Che sono rotte o sono state già fatte, comunque. Questo era un po' forse l'intento, uno degli intenti della regia di Antonio. Cioè, provare a scardinare... di quei paradigmi sia del teatro napoletano, del teatro di Edoardo, ma anche un po' delle messe in scena dei testi, quindi della regia e di conseguenza anche della recitazione. Quindi appunto la regia in questo caso ci ha messi nella condizione di, come vedrete chi non ha visto o come forse appunto chi ha già visto può confermare, di non ripercorrere i passi e i tracciati già, i solchi già tracciati da altri attori e da altri registi. Allora, diceva prima Francesco che come
elemento di, come materiale, diciamo, di lavoro per il suo Luca, la Tella gli ha consegnato l'idea dell'ossessione, no? Volevo adesso chiamare in causa anche questa parte della compagnia, cominciando da Lino Musella, Nennillo, e chiedendo appunto anche a Lino qual è stato invece per il personaggio di Tommasino, diciamo, il baricentro sul piano delle immagini, sul piano ritmico che la Tella ti ha consegnato. E poi approfitto così, magari faccio due domande insieme, come ve la siete cavata col comico? Perché uno dei problemi, una delle scelte dello spettacolo è che fa una... un'espulsione abbastanza radicale di tutta una serie di aspettative sul comico, e l'unica, almeno per me da spettatrice, momento in cui in qualche maniera la Tella ci ricorda anche la potenza dei rapporti comici del testo, appunto la scena della lettera con Michelangelo, Francesco e Lino, ecco, dove lì c'è una scheggia di questo ricordo del comico. Come punto di partenza, Antonio mi ha sempre parlato non di Tommasino quando mi ha parlato del personaggio, ma diceva, lo chiamava il figlio. Dicevo, ti vorrei per il figlio. E quindi credo che lui da diversi anni sta interessando a questo tipo di rapporto, il padre e il figlio, forse anche nel Pinocchio immaginato, che in qualche modo sì. Quindi è un rapporto con la figura paterna, ecco. E come ci ho lavorato, io ho intuito che la chiave che lui voleva dare a questo testo era una chiave in realtà profondamente eduardiana, cioè Edoardo è il primo regista napoletano, cioè prima di Edoardo c'era a Napoli... Il teatro era un teatro d'attori principalmente, era un teatro d'attori che riscrivevano in scena i testi, che improvvisavano. Edoardo ha dato il rigore, era profondamente rigoroso Edoardo, e il rigore di questo lavoro è in realtà è in linea con quello che è la sua... sul comico non lo so, ognuno poi... metà dello spettacolo fa sempre il pubblico, se il pubblico ha voglia di ridere, ridere anche se tu non sei capace, oppure non ride quando la stai facendo bene, quindi, insomma, credo che la comicità sia una meccanica, quindi in questo testo lui è arrivato a scrivere, a trascrivere quello che era il percorso che questo testo ha fatto dopo anni di messa in scena. Il testo lui l'ha messo in scena assieme al fratello. Il fratello di Edoardo, Peppino, rivendica che le battute di Tommasino erano le sue, che le aveva inventate lui in scena. Edoardo le ha messe, le ha sintetizzate, cioè è riuscito a fare quello che il padre faceva in 10 battute, Edoardo Scarpetta faceva in 10 battute, in 3. Cioè è riuscito a creare una sintesi comica, quindi... far ridere proprio la meccanica, quindi i tempi, e quando noi stiamo nel rigore, paradossalmente rispettiamo i tempi, paradossalmente accade di più. Volevo se passi il microfono anche a Leandro, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Mi ha molto interessato la figura di Raffaele per come ce la consegna, ce la racconta la Tella, cioè un Raffaele anche qui molto quasi crudele, che ha delle sfumature sadiche, cioè tutta la manipolazione del corpo di Luca nel tuo racconto iniziale, quando scendi angelico, ma che poi è un angelo veramente nero, insomma. Beh sì, sono io che sono nella sua testa, sono il suo demonio, sono il suo diavolo, sono il suo delirio, in qualche modo. E il personaggio di Raffaele in realtà non è Raffaele, questa è la cosa, per quanto concerne, perché in realtà in quel momento rappresento tutta una serie di personaggi che sono l'incubo, il delirio di Luca, di quel momento che sta per affrontare questo delirio.
Ed è inizialmente con Antonio è stata un'operazione, un lavoro abbastanza difficile, perché inizialmente quando abbiamo trattato questo modo, questo personaggio, ho trovato molto difficoltà, perché Antonio mi chiedeva un delirio sempre molto severo, molto forte, dinamico e violento, era questa cosa. Io in qualche modo gli ho proposto anche un'altra maniera, cioè di dare a Raffaele la possibilità di essere, di uscire ed entrare da questo delirio di violenza e di forza in qualche modo. Infatti all'interno del monologo ci sono anche dei momenti che sono molto specifici di un certo personaggio napoletano che parla e si muove in una determinata maniera, che è in qualche modo, tra virgolette, uno stereotipo, ma che è come si dice, è come se fosse una sorta anche la discesa, un caravaggio di una condizione così sognante, in cui io inizialmente ho avuto molta difficoltà, perché il monologo produce una situazione nella quale c'è una botta e risposta, dove però c'è anche la didascalia, c'è il nome del personaggio e c'è la battuta. È tutto con un ritmo. E inizialmente avevo una paura tremenda e i miei colleghi che stavano dietro godevano, come dire, di tutto questo. E molto spesso me la sono presa con Luca, infatti col collo di Luca, sì, infatti molto spesso non riesco a controllare la mia forza, lui lo capisce insomma è stato, io adesso sono molto più rilassato dopo tante repliche che abbiamo fatto e quindi riesco a trattarlo con meno violenza. Però insomma devo dire che io tutte le sere mi diverto molto a fare questo pezzo. Grazie. No, complimenti a questa bellissima città, è veramente meravigliosa. Una città fredda che vi ha accolto con la neve, quindi l'abbiamo fatto apposta. No, è mi consente di riprendere uno spunto suo prima. Lui ha detto metà dello spettacolo lo fa il pubblico, che è naturalmente una cosa vera sempre a teatro. Questo è uno spettacolo in cui forse la cosa probabilmente voi l'avvertite ancora di più, nel senso che è uno spettacolo che certo non lascia indifferente il pubblico, non ci si ricorda di questo spettacolo. Non ci si può semplicemente così andare da teatro e poi uscire e basta. Quindi vi chiedo, ne parlavamo prima, come avete trovato il pubblico, questa metà dello spettacolo, nel percorso di questo spettacolo, che ho saputo che conclude il suo corso con queste repliche torinesi, quindi forse potete anche fare una sorta di bilancio, non so. Il suo pubblico torinese è un pubblico forse freddo, ma comunque l'avete visto solo ieri sera, quindi siete ancora, sì, avete ancora. però ecco, mi interesserebbe sapere come avete sentito questa parte così importante del teatro per questo lavoro. C'è una particolarità durante tutti i mesi in cui abbiamo fatto questo spettacolo, almeno per quanto mi riguarda. Come avete visto, noi abbiamo delle mascherine. Ora, io metto la mascherina in qualche modo, riuscire a vedere un po', perché sennò dopo mezz'ora già comincio a sbarellare. Allora, metto la mascherina in modo di vederci un po'. Basta che faccio un po' così e riesco a vedere i volti del pubblico. Ora, dalle espressioni che loro fanno, io mi rendo conto di quelli che ci stanno e di quelli che invece proprio
non ci pensano proprio, perché questo è uno spettacolo secondo me così particolare, dove le persone nel momento in cui hanno si rendono conto di quello che stanno vedendo, o mettono un muro davanti e non oltrepassano quel muro, perché in qualche modo è come se gli avessero rotto il giocattolo, no? È come se gli avessero rotto le aspettative. Dice: ma io volevo vedere la cucina, volevo vedere il caffè, le cose e tutto quanto. E invece c'è invece chi si lascia andare, si apre e si rende conto di stare a guardare, di stare vedendo uno spettacolo che ha una nuova prospettiva, una nuova proposta di, a mio avviso, a favore di Edoardo scrittore, e a favore di Edoardo, in modo che possa avere la forza e la possibilità di andare anche oltre quello che si è visto e che si conosce di Edoardo. È una proposta, perché almeno per quanto mi riguarda, quest'anno per esempio è stato fatto anche da Luigi De Filippo questo spettacolo, per cui chi ha voglia di vedersi una cosa tradizionale con tutte le cose eccetera eccetera, c'ha anche la possibilità di poterlo fare. Secondo me questa proposta che abbiamo fatto è un grandissimo amore nei confronti di un autore italiano, Edoardo, che ha la possibilità in questo modo di spaziare e di diventare internazionale. È stato fatto su Shakespeare di tutto, su Pirandello è stato fatto di tutto. E perché su Edoardo non si può fare un'operazione? Ecco, questo è quello che volevo dire. Posso aggiungere una cosa che mette un po' insieme vari temi che abbiamo detto, cioè il pubblico, la relazione con l'originale, diciamo così, di Edoardo, e il comico, che è un aneddoto di quello che spesso è successo quando eravamo le due settimane a Napoli. È successa una cosa stranissima, che avendo un pubblico, il quale il 90% delle persone là sedute lo conoscevano a memoria più di noi, perché ogni tanto noi qualche battuta la perdiamo, loro no, succedeva spesso che il pubblico rideva prima della battuta, o a metà di una battuta. E questa cosa era interessante, perché diventava più del 50% il pubblico lì, perché decideva dove portarci, perché quando ridono prima addirittura che tu abbia detto una cosa, è strana come sensazione per stando qua sopra. E questo comunque, a parte questo piccolo aneddoto, è comunque, Monica prima ha detto corpo a corpo con la regia, e anche io quello che sento spesso è anche un corpo a corpo proprio con questa memoria. Con questa memoria del pubblico. È vero quello che dice Leandro, li vedi anche chi si mette seduto con e adesso vediamo se lo avete maltrattato, Edoardo. E questo insomma, poi posso assicurare che no, insomma, che c'è un grande amore per questa scrittura. Basta. Oppure c'è questa cosa della frase che ormai ho sentito dire ogni tanto, ma è tutto così, cioè che non c'è proprio quella pazienza, che hanno paura che sia tutto così in schiera, dice, e se ne vanno proprio, ma non avere quella pazienza di aspettare un pochino, che forse qualcosa cambia. E comunque è molto bella anche la schiera. Questo è un aneddoto diciamo divertente, particolarmente divertente, è successo a Napoli, e in una delle repliche napoletane avevamo in prima fila un giovane, scusate, ma sì. un giovane che arrivava da Caserta, poi abbiamo scoperto che arrivava da Caserta ed era un non vedente, per cui noi durante tutto il primo tempo abbiamo visto, ovviamente, cioè da che ci siamo tolti le mascherine, ognuno di noi ha percepito la sua presenza, perché era una presenza abbastanza evidente, appunto. Cioè commentava sia fisicamente sia con le parole, commentava tutto quanto, diciamo, lo spettacolo, insomma, così. Quando siamo rientrati nei camerini alla fine del primo tempo,
ci hanno detti, ah cavolo, cioè, avete visto quel ragazzo, insomma, gli sta piacendo sicuramente un sacco, cioè, addirittura commenta ogni singola battuta, cioè, si vede partecipe dello spettacolo. Siamo rientrati in scena e abbiamo, insomma, portato a termine lo spettacolo e sugli applausi finali questo ragazzo semplicemente, insomma, mentre parte del pubblico applaudiva, lui diceva fate schife, fate schife. Ecco, questo compendia un po'. Si giustificava perché diceva, cioè all'inizio non ci vedeva, diceva, ah, ma questi fanno le didascalie, e allora adesso io faccio i commenti. Quindi ho aggiunto... A voce alta. E li ha fatti. E li ha fatti. Ed era uno di quelli, proprio un cultore di Varo, cioè lo vedevamo, un ragazzo non vedente, però poi appunto, siccome sentivamo queste cose, poi togliendoci le mascherine lo guardavamo e lui sapeva davvero tutto il testo a memoria. C'era venuto da Caserta perché è uno di quelli che sapeva tutti i testi di Edoardo a memoria e quindi aveva un'aspettativa magari di vedere un Edoardo, un Natale in Casa Cupiello, come di sentire quella cosa, insomma, che si aspettava di sentire. Peccato, perché dicendo le didascalie invece chiedevamo di aiutare. Volevo fare una domanda anche a Valentina, poi passiamo ai Casigliani, che sono un gruppo veramente molto interessante della Regia di Latella. Mi ha interessato molto il personaggio di Valentina, cioè Ninuccia, questa figlia, insomma, un po' così incline all'adulterio, perché da un lato, come dire, tu fai un lavoro costruito sul personaggio, insomma, ma c'è anche tutta una serie di traiettorie, di sguardi, che è come un po' uno spettacolo nello spettacolo. Io ti guardavo, guardavi Vittorio, poi guardavi però con molta passione anche il marito Nicolino, quindi si crea come una storia dentro la storia, un'ambiguità. Questa Ninuccia era come doppia, no? Come poi la scena in cui tu ti dividi proprio visivamente tra i due, sballottata da uno all'altro. Quindi ecco, volevo chiederti questo percorso di sguardi, come avete cominciato a pensarlo con la testa? Allora no, in effetti non è stato realmente pensato, ma semplicemente forse proprio in questa ripresa, dopo, a distanza di 2 anni dal debutto dello spettacolo, in qualche modo si è rivelato ancora di più qualcosa che nelle prime repliche dello spettacolo era in qualche modo solo intuitivo, ecco. È emerso secondo me ancora di più... E io sono molto in realtà contenta di questa cosa, cioè sento proprio che è cresciuto moltissimo tutto lo spettacolo, in particolare anche proprio questo triangolo di cui tu parli. Per Ninuccia con Antonio, come dire, non è che ci siamo detti moltissimo, devo essere sincera, però una cosa che mi ricordo è che, e ormai lavorando anche un po' con Antonio da un po' di tempo, cioè, si è cercato di lavorare soprattutto sul fatto che Ninuccia fosse una come dire, il simbolo della ribellione, no? Della rivolta in qualche modo, e non soltanto del fatto l'amore per l'uno, l'amore per l'altro, insomma, no? Quindi l'adulterio, adesso non si vuole, ma l'adulterio come forma di rottura di uno schema sociale. No? Molto forte, che è quello che vede appunto una donna sposata, data in sposa, anzi, io c'è una battuta che dico che è stata per me un po' la chiave di tutto, ed è di risposta alla madre, io non lo volevo, voi mi voleste vada per forza, no? Io non lo volevo, voi me lo deste per forza, riferendosi ovviamente a Nicolino. Per me questa è stata la cosa principale da come dire, cercare di far emergere. Cioè quindi non tanto appunto, ora poi facendo riferimento alla versione per esempio televisiva che io non ho visto anche io per la ripresa di questo spettacolo e nemmeno per il debutto l'ho vista, però in qualche modo sono napoletana, quindi anche io insomma...
la conosco benissimo, quella cultura lì, insomma, la posseggo, mi sento napoletana, sono napoletana anche se, anzi, sono napoletana ma mi sento sradicata in realtà, quindi partendo anche da questa cosa ho cercato di lavorare in questa direzione. E, come dire, questi sguardi di cui tu parli è proprio un po' un cercare di tracciare delle linee in questa gabbia, ecco. E c'è un momento preciso in cui ho lavorato molto in questo senso, cioè mi sento realmente molto in gabbia. Ogni battuta dei miei compagni in scena è una battuta in realtà che mi, come dire, che mi... proprio che mi porta a rivelarla questa gabbia. Poi, come ben dici tu, insomma, andando avanti, la cosa poi prende una piega proprio di brutalizzazione, no, della donna attraverso questo scambio fra i due uomini, insomma, dove anche il tentativo stesso della donna di trovare in qualche modo, cioè gettare un seme, no, anche di in qualche modo di insomma, di amore fra i due, in realtà poi viene frainteso in maniera insomma eccessiva, e quindi si arriva poi alla brutalizzazione, ecco. A Monica Piseddu, anche per il suo personaggio, abbiamo visto che in questo spettacolo la Tella lavora molto anche per attribuendo degli oggetti simbolici ai personaggi. Tu in particolare con il carretto, insomma, sei l'emblema, appunto, Francesco con la mangiatoia, il presepe finalmente realizzato delle sue ossessioni. È una concetta molto dura questa, almeno da spettatrice, appunto, quello che ho potuto vedere, che ha tutta la sua dimensione materna naturalmente verso Nennillo, ma già mettendogli il carretto emerge anche tutta le contraddizioni. Mi sembra che la Tella abbia lavorato molto sulle contraddizioni interne di Concetta, che appunto ha sposato obbligatoriamente, ha fatto sposare la figlia, insomma in qualche modo è all'origine, è l'artefice di questa poi disastro familiare. Diciamo che... Ah, va bene, certo, anzi lascio subito la parola. Non sono certa che sia lei l'artefice. Però se volevi continuare un attimo. Ascolto te molto. Sì, nel senso che quello che sto capendo. Allora, innanzitutto con Antonio, anche qui come nel caso del figlio, non si parlava di Concetta ma della madre, quindi proprio dell'archetipo. E mi ha parlato subito di madre coraggio e poi anche della madre di furore del romanzo di Steinbeck. Quindi che la spostava comunque, non la spostava, la portava un po' in qualcosa di molto più ancestrale, come dire, di molto più antico. Non bisogna confondere il fatto che l'assenza di questa figura maschile, e quindi del marito o di un padre, che obbliga a una presa di forza di questa donna, che secondo me è proprio una violenza. Tra l'altro mi parla anche di donne che conosco, forse un po' del passato, no? L'esperienza che ne sto facendo poi rispetto, sai, alle indicazioni iniziali, invece ora lo sto proprio attraversando da sola, anche con la mia anima, con la mia sensibilità, con quello che io conosco del mondo, è molto doloroso il percorso che faccio, perché in realtà non è qualcosa di scelto, ma ancora una volta è imposto. Cioè anche questa sua posizione così forte è qualcosa in cui si fa violenza a lei stessa. Non credo sia una scelta della madre che sposi, quando dice quel voi. No, ma voi secondo me infatti... Non è lei. È voi, almeno tutte e due. Cioè. Io, la grande cosa che mi fa molto... che mi commuove anche un po' e che mi fa dolore è proprio... cioè che questo mondo, prima Francesco parlava di questo mondo ideale, no?
non riguarda affatto Concetta, cioè il mondo in cui è non parla di lei, non riguarda lei, è un mondo, lei è la nemica, lei è quella che sta con i piedi per terra nella realtà, è quella che deve affrontare le cose, è quella che ascolta, è il filtro tra il figlio e il padre, ed è dolorosamente vero tutto questo, almeno per quello che conosco io della famiglia e di molte, molte donne. Quindi, insomma, se appare soltanto appunto questa durezza, questa è un po' un errore da parte mia, o comunque c'è un equilibrio che in realtà va tenuto con molta... è molto delicato l'equilibrio, perché basta uno spostamento di... o del partner, o insomma, che poi può risultare appunto un dittatore, quando invece no, non è così, è l'uomo che decide, cioè questa donna forte, ci credo, no? Cioè è proprio una violenza, è proprio un rinunciare a tutta una parte di sé che, viva Dio, quello che mi fa da forza nello spettacolo è che quasi si dice questa roba sta crollando, è crollata, è un mondo finito. Beh, c'è ancora, chiaro, però a me questo mi dà quella forza di farlo, no? Di dire, quando vedo questa stella che scende, che è proprio come questi fiori funerari, no? Queste, come si chiamano, i cuscini, le corone, no? Per me quando guardo, proprio prima di iniziare lo spettacolo, è proprio questo. Questo mondo ha da finire, cioè proprio, no? Però se volevi dirmi qualcosa... No, volevo aggiungere una cosa rispetto a questo, che riguardo alla crudezza di questo testo, perché se questo testo si legge veramente come si legge Chekhov, è crudo, è un testo... questo che dice Monica, io in questi giorni pensavo, guardando i telegiornali, questi uomini che danno fuoco alle fidanzate, così... E penso che abbia molto a che fare con questo modo, cioè io ripeto continuamente a questa donna in scena, continuo a ripetergli, tu sei la mia nemica, sei la nemica della casa, e credo che abbia a che fare proprio con questo sentimento, cioè credo che Luca Cupiello stia lì a voler costruire un rapporto, uno, due, tre, quattro rapporti ideali, senza far conto con la realtà, cioè con gli altri, con la relazione. Vuole costruire un presepio, che stiano lì vestiti come dice lui e che sorridano come dice lui. E quando la materia non risponde, allora sei la mia nemica. E il passo è breve, insomma, poi. Credo che sia un testo più violento di quello che si crede, più crudo di quello che si crede. Ascoltavo Valentina, Ninuccia ha 20 anni, no? Mi pare. Sì, sì. E il marito ne ha 45 e quando parla del suo matrimonio ne parla di un passato remoto. Cioè, io immagino una sedicenne data a un quarantenne negli anni 30. Cioè, se ci pensiamo oggi, insomma, siamo in una logica tribale, insomma, ecco. Sì, un'ultima nota su questa tematica che prima ho dimenticato di dire sempre, che una cosa, come dire, anche per dare luce ancora una volta alla grandezza, no, di Edoardo e di quanto questo testo proprio... cioè già allora guardava in avanti, no? Che lui fa nel finale del testo proprio, benedice in realtà la coppia al di fuori del matrimonio, cioè il testo finisce così, cioè il testo finisce che Luca Cupiello benedice la coppia creata al di fuori del matrimonio, questo è Edoardo proprio che l'ha fatto. Quindi, insomma, è una nota ancora in questo senso che ci dà un ulteriore elemento per, come dire, per guardare questo testo proprio da un punto di vista assolutamente universale e insomma, con uno sguardo
in avanti, ecco, no? Ai casigliani, ovviamente ognuno dice, a lezione ci interrogavamo sui vostri costumi, insomma siete dei casigliani abbastanza atipici, già in uno spettacolo decisamente atipico, e allora una risposta che ci davamo era perché, insomma, se pensiamo alle case di oggi, insomma c'è un po' di tutto, no? non c'è più quelle che possiamo trovare appunto all'inizio del cupiello eduardiano, cioè le case sono cambiate, le antropologie anche sono cambiate, quindi ci chiedevamo se partiva da questa considerare anche ipotesi di famiglie diverse, la scelta per i casigliani antravestì o punk, come... Bah sì, cioè, immagino di... Percorre un po', forse, sinerpicato. Non lo so, però Antonio da subito appunto ha voluto me e Emilio a fare il punk di Alessandra, quindi immagino ci sia anche questo. Noi poi non siamo dei personaggi... con una loro, perché i casigliani nel primo e nel secondo, nel nostro primo tempo chiaramente non ci sono, arrivano soltanto nel terzo atto, quindi noi abbiamo il compito un po' nel primo tempo di con le didascalie di dire quello che è, insomma, la temperatura emotiva soprattutto di Luca, e nel secondo di mandare avanti la storia quando si apre il racconto nello spazio, dicendole appunto adesso le didascalie singolarmente, come dare dei cambi di marcia a questo racconto che viene continuamente sincopato dalla voce di Eduardo, e poi viene e noi lo mandiamo avanti continuamente dandogli un ritmo anche a seconda delle situazioni diverso, no? Quindi diciamo, io non posso parlare di personaggio mio come immagine, però penso che il vostro pensiero sia giusto, quello di sia un'ipotesi, sì. Poi quest'anno gli ho fatto la proposta, siccome mi piaceva la barba, no? Ho detto senti Antonio, ma me la posso tenere la barba pure se faccio? Lui mi ha guardato, mi ha detto ma sì, tienila. E quindi abbiamo introdotto pure il personaggio, il travestito con la barba. Il personaggio visto già dai tempi del dramma, anche lì avevi la doppia funzione. E perché pensa sempre a me la tella per fare queste cose? Ma porca miseria, mi devo fare delle domande. A proposito di domande, naturalmente chi lo desidera... Sì, no, io sì. Volevo... No, volevo aggiungere solamente una cosa per questi tre casigliani che è molto importante, ovviamente non hanno nessuna attinenza con i ruoli reali del testo di Eduardo, ma siccome rappresentano il vicinato, la gente, coloro a cui devi dare conto nelle azioni quotidiane, perché altrimenti la gente cosa dice? E questo vicinato lui ha voluto farlo rappresentare da tre personaggi che in realtà io sì sono vestita punk, perché nella modernità c'è anche questo, ma in realtà io sarei una prostituta e loro due i transessuali, che sono tre personaggi fondamentali della tradizione partenopea. Sono proprio, e anzi a loro erano affidati i parti, erano affidate le congiure familiari, erano i pettegolezzi, le accoglienze, i momenti di difficoltà, erano dei personaggi che non erano emarginati nella socialità del quartiere napoletano, ma che anzi avevano una grandissima importanza, e quindi lui credo che dalla tradizione abbia voluto prendere questi tre personaggi e dargli questa funzione, restituendo anche alla tradizione napoletana, diciamo, riconoscendogli una capacità di accoglienza e di tolleranza del diverso. Quindi perciò hanno, secondo me, anche nella sua ottica un'importanza fondamentale, che nel testo ovviamente sono completamente reinventati rispetto al testo originale. Questo. Lasciatemi aggiungere solo una cosa velocissima. Questo che inoltre c'è anche un trade union che secondo me Antonio è molto consapevole di aver, ovviamente consapevole di aver fatto, con la drammaturgia più recente napoletana, cioè pensando a, ne parlavamo anche la volta scorsa a Roma, a Moscato e Annibale Ruccello, in cui appunto le figure dei transessuali
sono particolarmente presenti, ecco. Quindi. Sì, forse si può. Pietro, abbiamo ancora un po' di tempo? Come siamo? 10 minuti? No, appunto. No, perché lui è rigoroso. Forse credo di interpretare anche una domanda da parte di quelli che hanno già visto lo spettacolo. Il grande scarto che c'è tra la prima parte, la prima ampia parte, i primi due atti, e l'epilogo, il finale. Proprio lo scarto stilistico, mi piacerebbe che ci fosse una qualche chiave interpretazione, perché è un po' sorprendente con le premesse, le dinamiche, l'immagine che come si rappresenta lo spettacolo nella prima fase fino all'acme della crisi cruciale della vigilia di Natale e poi l'epilogo finale del compianto intorno al povero Lucariello che viene fatto recuperando stilemi di una tradizione del melodramma napoletano, eccetera. Come volete raccontarla? Chi la racconta? Tu che canti? L'angelo? Beh, in realtà la notizia cioè, che ci ha dato Antonio rispetto a quell'atto è che era tutto nella testa di Lucariello. E quindi noi interpretiamo quello che è la sua visione, la sua alterazione. Quindi anche se la prima parte non è assolutamente naturalistico, ma quello è ancora più forte, questo senso non naturale. Per quanto mi riguarda, appunto facendo il dottore, dovendo cantare, Antonio mi ha dato questa cosa che canto l'aria di Don Basilio, la Calunnia un venticello, e non è un caso perché non è un vezzo registico, ma è una notizia che dà proprio se nel testo, perché lui dice che a un certo punto confonde Concetta con Don Basilio, e Edoardo, che era una persona estremamente studiosa rispetto a questa cosa, non l'ha messa a caso questo personaggio. Se poteva, rispetto all'opera, poteva dire qualsiasi cosa. Se ha detto Don Basilio vuol dire che c'era un chiaro riferimento. La Calunnia un venticello è proprio la sintesi proprio dell'epilogo. Cioè una persona calunniata, avvilita, calpestata, l'unica cosa che può fare è crepare. Ed è proprio l'epilogo della cosa. Il lavoro che ho fatto, posso parlare di me per quanto riguarda il tipo, anche proprio l'approccio stilistico, diciamo, è che io mi sono chiesto come poteva essere immaginato da una persona povera che non era mai stata all'opera, avendo un'alterazione proprio in punto di morte, cioè avendo un'allucinazione, che cosa poteva vedere immaginando un dottore che canta e che gli sta dicendo che sta morendo. Il dottore non porta la guarigione, ma porta la morte, cioè la conferma. Mi ha molto incuriosito una cosa che moltissima gente si è molto discusso sul fatto che proprio i critici hanno discusso, ma non nel nostro spettacolo, proprio sul testo, se dicevano se Luca muore o meno a fine dello spettacolo. C'era questo dubbio che per me è assolutamente inequivocabile, perché lo dice, non c'è più niente da fare, è inutile che io, il dottore dice, io non, è inutile che vengo domani, non c'è più niente da fare, fatevi coraggio. E quindi è molto chiaro, mentre invece molta gente pensa che lui forse non muore, guarisce, non si sa per quale, con quale opinione. Quindi io credo che proprio l'atto finale sia proprio come un rallentamento, cioè come io me l'immagino, ho sempre un'immagine ritmica degli spettacoli, io immagino sempre il primo atto come se fosse una sorta di un inizio, proprio una passeggiata, proprio una marcia, poi diventa una cavalcata e dopodiché diventa proprio una frenata al rallentatore, dove proprio tutto si espande e si dilata. Credo che
Posso dire anche rispetto a una cosa, rispetto a quello che abbiamo detto prima, rispetto al pubblico, eccetera, eccetera. Io credo che sia molto importante, cioè che non sia assolutamente importante cosa il pubblico pensi o meno rispetto al nostro lavoro, quando c'è una grande onestà personale e una consapevolezza reale di quello che si sta facendo. Il teatro è attuale sempre, quindi pur quando si parla di testi antichi, eccetera, eccetera, proprio viene vissuto in quel momento e quindi viene vissuta con la nostra vita, con quello che stiamo provando in questo momento e con l'attualità. Quindi io penso che questa cosa di preoccuparsi troppo del pubblico, ma non nel senso che è giusto che anche il pubblico possa dire a me non mi siete proprio piaciuti, ed è giustissimo che sia così. Io non me ne voglio preoccupare, cioè è una cosa proprio di cui io non mi voglio preoccupare. Mi voglio preoccupare di fare le cose con onestà e con coscienza di quello che sto facendo, al massimo. Poi se mi dicono che ho sbagliato, cioè questo me lo sento proprio di dire sempre, perché è una cosa che sento dire spesso, come se uno deve sempre un po' fare qualcosa per compiacere, ma no, uno deve fare una cosa bene, poi può piacere o non piacere, ma questo. Però non so se qualcuno vuole dire qualcosa sul pubblico. C'è una domanda dal pubblico. È meglio col microfono. Volevo chiedere praticamente a tutti com'è stato il vostro rapporto con l'alter ego di Pezza, cioè con il vostro animale di Pezza che. Sì. Che non sia però la Pisedu, perché ha un alter ego completamente diverso. Se non sbaglio, noi avendolo analizzato abbiamo compreso che il suo alter ego è completamente diverso dagli altri, perché è questo carro che si porta sulle spalle, quasi come se fosse il peso della famiglia, della tipica donna del sud. E comunque volevo capire com'è stato anche il dover usare questo attrezzo che non è piccolo in scena, e poi per tutto l'atto, nel momento anche dove Luca viene e sprona tutti quanti a tirarsi su, soltanto questo. Grazie. Io la chiamo la bestia, sì. Guarda, The Beast in realtà, come dire, cioè, nel senso, io si sono rivoltate spesso, quindi ci hanno fatto proprio male anche in scena, anche durante l'allestimento. È stata una battaglia, una conoscenza, chiamiamola reciproca, però dove all'inizio loro hanno avuto la meglio in realtà. Lui si è rotto è andato a finire la zampa sul sopracciglio a Michelangelo, quindi il caprone. A te non è successo? Il maiale. A me il maiale pure la zampa in testa mi fece questo è stato l'incontro. No, veramente, non so, scusate, nel senso che è emblematica questa cosa rispetto al fatto. Dopodiché, col tempo, insomma, le abbiamo piano piano domati, ma insomma, sì. Per prenderla un po' scherzando, ma così, però sì, fanno movimenti inaspettati perché sono tra l'altro meravigliosi, bellissimi, però hanno queste zampe molto lunghe, mobili, però con pezzi di legno pesanti che si snudano, si possono, insomma, e quindi sono, quando si lanciano, spesso sono imprevedibili. Sai dove lo lanci, ma non sai. Ma non sai dove come arriva. Bene, penso che possiamo tirare le somme. Pietro, volevamo una battuta sul carro. Ma mi aveva chiesto, però, prego. Se non c'è tempo. Grazie. No, vabbè, niente, il carro è stato proprio la concretezza all'interno di questa struttura così rigida e anche un po' imposta agli attori. Finalmente il carro era proprio qualcosa, un rapporto concreto con un oggetto, quindi mi ha molto aiutato. E poi è sempre un'incognita che cambia, nel senso che rispetto all'inclinazione del palcoscenico, che cambiano, ma in
in un modo, diventa proprio una cosa molto faticosa, oppure qualcosa che faccia proprio volare. Quindi insomma oppure volo io verso il con tutti che mi aiutano a frenare, perché non è proprio possibile, è più pesante di me. Qui ci sono, come può vedere qui, un testimone dei cavalli. Venire i cavalli a tirare la carretta. Grazie a Carmela. Allora, un grande grazie a tutta la compagnia che è venuta a discutere, a parlare, a illustrare con noi lo spettacolo che in scena al Teatro Carignano fino alla prossima settimana, con grande generosità. Grazie anche a Federica Mazzocchi e al professor Armando Petrini che hanno condotto questo incontro, e ci diamo l'arrivederci tra 15 giorni per l'incontro che faremo sullo spettacolo Troppi ormai su questa vecchia chiatta, che sarà rappresentato al Teatro Gobetti con il testo di Matej Wisniewicz sull'emigrazione. L'appuntamento è per mercoledì 25 gennaio alle ore 17:30 qui al Teatro Gobetti. Grazie a tutti e arrivederci.